a tutti, sono sempre io, no bandana, sempre insomma mica tanto perché comunque sono diciamo un anno che per chi guarda solamente YouTube sono scomparso in sostanza, diciamo è una, scomparsa diciamo un po' obbligata perché praticamente chi ha visto Onorato finora insomma potrà vedere che c'è un video che è segnato ma non è visionabile, diciamo. Quella è una spiegazione in sostanza. È successo questa semplice cosa, cioè un anno fa ho subito un furto a casa mia mentre proprio stava caricando video mi è stato rubato il computer portatile con anche la telecamera, per cui probabilmente mi sono trovato orfano di tutto ciò che riguarda l'istituto, tutto ciò che riguarda il montaggio video, tutto in sostanza, praticamente. E quindi è stato un po' diciamo ecco, per cui sono stato costretto a dover diciamo mettere una pausa, diciamo un po' obbligata a questa mia rubrica e un po' a tutte le varie attività dell'istituto, insomma, tutto quanto. Diciamo che solo da poco ho di nuovo un computer portatile che però non è proprio esattamente un granché, diciamo lo considero un po' d'emergenza, ma più che altro, insomma, sicuramente c'ha qualche problemino, pur essendo nuovo, forse, insomma, so come rimediarlo, ma comunque devo aspettare un po', per metterci mano, per ovvi motivi che penso abbiate capito, insomma, che ho appena comprato, ecco, appena comprato, insomma, non tantissimo, perché comunque ecco, è passato un po' già, però comunque ecco, diciamo che quasi, diciamo che può essere grosso modo un mese. Niente, per cui questo video sicuramente sarà diciamo visionabile così com'è, senza grafiche, musiche, niente, non so insomma se nel frattempo avrò reinstallato il software che utilizzavo per fare il montaggio video, e sicuramente non avrò quella grafica, ecco, la stessa identica. Dovrei avere di nuovo come si chiama? Adesso mi sfugge. Magari è possibile mettere la maschera iniziale. Perché comunque quella era un'immagine che fortunatamente avevo scambiato con una persona per cui fortunatamente sono riuscito a recuperarla. Però ecco, però sì, l'audio basta che ritrovo quel brano e anche questo l'ho rifatto, però insomma tutta l'altra situazione della grafica non sarà mai uguale. Perché quella ce l'avevo unicamente su quel computer, per cui non avendocelo più non ho più la possibilità di ripeterla, ecco, cioè dovrei ricrearla e molto probabilmente non credo riuscirò a fare un lavoro identico, insomma, per cui questo è. Niente, semplicemente insomma ecco, ora non vi aspettate insomma che su questo video vi spiego tutto quello che è successo in questo anno, insomma basta vedermi una cosa, penso lampante il fatto che ho dei baffi, cosa che un anno fa non avevo, niente, cioè, semplicemente diciamo questo ecco, era per spiegare insomma che ora dovrei ritornare a fare questi video. L'unica cosa è che molto probabilmente, diciamo che in questo proprio questo periodo, diciamo in questo preciso periodo, non ritornerò a fare tutti i giorni. Questo può essere pure, insomma, che adesso pubblicherò questo video, ma non vedrete subito i prossimi, insomma, già da domani, no? Probabilmente potrebbero passare anche delle settimane, anche proprio perché, diciamo, in questo momento ho qualche, diciamo, leggera priorità su altre cose, su altre questioni, che ovviamente, ecco, verranno spiegate, diciamo, man mano, diciamo, nel resto delle puntate, diciamo, di questa
che io chiamerei una rubrica. Diciamo che l'unica anche grande, no, l'unica, una delle tante, diciamo, differenze tra la vecchia gestione e la nuova, c'è il fatto che sicuramente, insomma, c'è un po' più consapevolezza che mentre, diciamo, all'inizio, ecco, c'aveva come sottopancia e penso che probabilmente ce l'avrà ancora, no, sottopancia, scusatemi, come sottotitolo, la rubrica che ho onorato, no? C'era scritto, mi pare, se non ricordo male, la rubrica che proprio non mancava, insomma, una cosa di questo genere. Sicuramente adesso, diciamo, che c'è una maggior consapevolezza che sì, ok, non è, dice, una cosa fondamentale alla vita, ma comunque, insomma, sicuramente in televisione c'è tante schifezze, sul web non ne parliamo, sul web ci sono delle cose assolutamente oscene, sicuramente questa è la cosa meno peggio, insomma, perché diciamo c'è semplicemente il racconto, diciamo, di una persona, diciamo, di un certo Ono Bandana che è qui presente, insomma, ecco, niente di incredibile o assurdo, ma nemmeno, insomma, la peggiore cosa dell'universo, diciamo, ecco, posso riassumerlo come, diciamo, una cosa che mi è stata detta da un'addetta di un'agenzia, insomma, con cui ho avuto un colloquio di lavoro con una grossa azienda, praticamente io sono una sorta di vulcano, diciamo, artistico, cioè veramente non riesco a tenermi dentro delle cose, devo per forza esternarle, proprio, e io sicuramente sono così. Quindi ecco, quindi diciamo questa rubrica è nata un po' come sfogo personale, insomma, chi vuole è ben grande, è ben accetto, insomma, a seguirla. E niente, detto, insomma, questo video probabilmente sarà così scarno, ve lo posso dire io, insomma, sto parlando dall'Erona Scalo. Casa mia, e non almeno attualmente, insomma, è casa mia, e niente, quindi diciamo che un peccato, insomma, che non ci sono state altre onorato in questi altre puntate, insomma, di onorato in questi questo anno, perché, insomma, vi siete persi veramente non mi vengono nemmeno le parole, insomma, ecco, diciamo dei paesaggi, insomma, che magari qualcuno che vede, insomma, questa rubrica magari non ha mai visto, insomma, ecco, per cui questo è un peccato, insomma, che magari io posso dire, insomma, seguitemi sui vari social, insomma, più o meno ci sono quasi tutti, per cui, insomma, seguire in quello sicuramente, ecco, diciamo, vi riguardate, insomma, indietro tutto ciò, insomma, anche perché, diciamo, che se non riprendo comunque scrivo qualcosa, per cui, insomma, ecco, non riesco a stare fermo, diciamo. E niente, non mi viene in mente nient'altro, posso dirvi solamente, ecco, che sicuramente da qui a poco riprenderò, ecco, la gestione di questa rubrica, in primis, quella proprio della Fornace TV, che è un po' abbandonata, e del sito dell'istituto, insomma, comunque riprenderò a fare attività, insomma, di filmmaking e editing video, insomma, diciamo quelle, insomma, che mi hanno, fra virgolette, caratterizzato come Ono Bandana. E con questo è tutto, e seguite la Fornace TV, perché presto, insomma, vedrete delle novità.